Anche se sono nato a Milano, sono andato a Piacenza in Emilia Romagna, che ero molto piccolo, avevo 2 anni, quindi sono cresciuto in una terra in cui la realtà musicale principale è legata al ballo liscio. Una volta era un genere principalmente strumentale, con parti solistiche veramente impegnative, c'era un lavoro tra i bassi e l'uso dell'armonia con la melodia, studiato molto bene e finalizzato per favorire il ballo. Le cose che facevo nel 76 ancora me le ritrovo oggi. Quest'anno ho preso parte per la 4ª volta al Festival di Sanremo e ero dentro l'orchestra. Io non so quante polche ho suonato quest'anno, erano camuffate, ma quanti brani facevano? Tunz, 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 tunz. Ma tantissimi! Quindi è venuto buono saper accompagnare con fluidità anche una polca, insomma. Mi sono accorto che, guardando i dischi italiani, che ho sempre ascoltato con grande passione, ogni volta che andavo a leggere il credito su un disco di una parte di basso che mi piaceva, era sempre Dino D'Autorio. E quando suona lui, ancora adesso, ma allora era veramente, aveva dato quella verve, quella cosa di novità che lo strumento non aveva, quella freschezza. Insomma, D'Autorio di qui, D'Autorio di ogni volta che sentivo, andavo a vedere D'Autorio. Ho iniziato con l'elenco del telefono a cercare i D'Autorio. Ho trovato la mamma. L'ho bombardata per 6 mesi finché sono riuscito a parlare con Dino, che non mi ha comunque detto sì per andare a lezione. L'ho massacrato finché mi fece un'audizione. Ha visto che sapevo leggere la musica, che non ero un partito da zero perché avevo già studiato un po' di chitarra, e ha accettato di darmi lezioni. E lì ho fatto boom! Dino è stato veramente quello che ha decretato l'inizio ufficiale del mio passaggio allo strumento. Gli devo, credo, quasi tutto. Suonando il basso spesso siamo, non dico obbligati, però siamo legati a un ruolo di supporto di un progetto di qualcun altro, perché è uno strumento accompagnatore. Riuscire ad ascoltare gli altri, bisogna andare al di là di quello che è il proprio strumento. Non è una cosa facile. Quello che faccio io per riuscire ad ascoltare bene gli altri è ascoltare a basso volume. Per essere a tempo con quello che viene preregistrato, c'è sempre una traccia di metronomo. Questo metronomo negli anni è diventato un dio quasi. Si parla del click, tic, click, 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 tic. Quindi si parla più del click che della musica spesso. Però il click non si sente nell'impianto quando si ascolta la musica, non si sente nel disco il click, quindi bisogna tenerlo giù. Mentre i primi anni lo tenevo alto per la paura di non andare a tempo, ma non c'è il metronomo nei dischi. Se uno riesce a gestire il volume, per esempio, del metronomo o degli altri strumenti e impara ad andargli incontro con l'orecchio, si apre un mondo. Ho iniziato a evitare di ascoltare i suoni forti e sono riuscito a isolarli. Così come quando si ascolta un disco, se si vuole ascoltare la parte del basso, uno psicologicamente riesce a isolare la parte del basso e la sente distintamente. Un altro che non sa che cos'è il basso non ce la fa. Quindi vuol dire che è solo pratica. La capacità di ascoltare gli altri è importante, perché una volta in cui noi riusciamo a avere consapevolezza dell'esistenza di un altro musicista con cui stiamo suonando, possiamo anche fare attenzione a cosa, che è la componente più importante. Cosa sta facendo un chitarrista? Se qualcuno sta prendendo uno spunto, noi dobbiamo essere in grado di capire quanto lo dobbiamo assecondare e quanto no. Siccome generalmente noi siamo legati alla figura del batterista, è molto importante, quando parte un tempo, di non suonarci sopra, cioè di non aspettare di sentire che posizione prende il batterista per suonarci sopra, perché è già tardi. Ognuno di noi ha una velocità che ci è comoda, generalmente ci accomuna quella del BPM intorno ai 90, diciamo,
Quindi a quella velocità siamo più abituati ad andare a tempo. Non so perché, si vede probabilmente c'è qualcosa in natura che va a quella velocità, oppure ci sarà un bombardamento di brani in radio che ci ha fatto sì che ci abituassimo a quella velocità. Quindi un esercizio che potete fare è quello di non studiare sempre a una velocità comoda, di andare su velocità molto molto più lente e tanto tanto più veloci. Non importa che facciate tutte le note, importa che andiate a tempo. Quindi piuttosto fate una cosa più semplice, ma tenetevi il metronomo anche a 200, tenetelo e abituate l'orecchio, evitando di, perché a 90 si può anche far così, a 200 ci vuole flash dance, bisogna fare. Il basso non ha tante interfacce tra quello che abbiamo dentro e quello che la gente sente, c'è soltanto questo passaggio, cioè il dito che tocca la corda. E mi sono accorto anche che ognuno di noi ha un suono che lo migliorerà, ma la prima volta che uno prende il basso e fa, per tutta la vita avrà quel suono. Non ne viene un altro, ognuno ha il proprio suono. Io a casa sono esattamente come una volta, quando mi metto a studiare ho grandissime insoddisfazioni che combatto studiando comunque e imparando quello che dicevo prima, ad accettarmi. Cioè io ho questo suono e ho cercato di valorizzarlo anziché contrastarlo, cercando di assomigliare ai suoni di altri. Io ho questo suono e quindi cerco di far uscire dalle mani quello che mi serve.